Allora, Shari, ti chiamo in causa perché ovviamente anche quando si cucina nella scelta degli ingredienti si possono adottare le due strade che suggeriva adesso Alex Rebelli. Allora, qual è la motivazione che spinge uno chef verso la strada virtuosa? Allora, intanto salve a tutti, ciao. Sono contento che Alex e Susanna, come hai detto te all'inizio, hanno scritto tantissimi libri e purtroppo per loro mi hanno coinvolto in tanti di questi libri, soprattutto nella cura delle ricette. Sono matti, perché per coinvolgermi in questa cosa bisogna essere matti, Ve lo dico subito. Diciamo che mi sono divertito a scrivere le ricette per questo libro per vari motivi, però uno di quelli che mi piace più di tutti è il paragrafo che parla Luca della fame della mente. Quello è stato il paragrafo che a me è interessato e piaciuto più di tutti, che addirittura l'ho portato anche a scuola dai miei alunni e condividere anche il loro pensiero. E questo legame della felicità alimentare legata alla mente, che poi parlerà di convivialità, biodiversità, semplicità, sono due paginette belle intense del libro che vanno intorno a pagina 97. Posso farla questa cosa? Sì, posso dire le pagine, Alex, Certo, certo. che sono le due pagine, secondo me, più interessanti e più ricche del libro. Proprio parlano di questa cosa. E cosa mi chiedevi te? Guarda, te lo posso dire sulla mia persona. Sono riuscita a dimagrire grazie alla qualità, perché quando mi veniva voglia di mangiare qualcosa, visto che te parlavi di prodotti pasquali, per esempio adesso, il rischio era che acchiappassi, andasse al supermercato e mi comprasse le prime 3-4 cose che trovavo e mi ingurgitavo, proprio uso questo termine, ingurgitare. Adesso lo sai cosa preferisco fare? Preferisco andare a comprarmi una colomba che forse costa qualcosina in più, però me la godo fino in fondo. Magari anziché mangiare 5 fette che non mi saziavano completamente perché il gusto poi era pieno, cioccolate magari che non erano particolarmente buone, non rendevano come magari mi rende una colomba che vado dall'artigiano, che già al momento che la vado a comprare dall'artigiano di quartiere o dall'artigiano di provincia, mi fa già godere solo a parlarci perché mi racconta come l'ha fatta, mi racconta gli ingredienti, cosa ci ha messo e quindi la qualità è fondamentale e non alza tanto il prezzo perché ogni cosa che ha il suo valore sicuramente ritorna anche nel corpo, per cui meglio magari pagare una cosina, qualcosina in più perché le vale, quindi la qualità è molto alta, piuttosto che pagare una cosa pochissima e ingurgitarne a quintali, che fa malissimo tra l'altro. E grazie a questo sto anche dimagrendo, si vede un pochino, Susanna? Ma oggi qui possiamo parlare con tranquillità di dimagrire con me finalmente, perché questa discussione se l'avessimo fatta 3 o 4 mesi fa mi sarebbe già venuti i nervi. Invece, siccome anch'io sto facendo una dieta dimagrante, devo dire anche con buoni risultati, con meno, come dire, sicuramente Shari è su una strada migliore. Infatti poi dopo fuori onda ci scambieremo qualche consiglio. Però Shari, ti chiedo anche questo, l'avanguardia culinaria, il rapporto alla cucina casalinga, un altro dei temi che viene ovviamente approfondito nel libro, perché la grande cucina di avanguardia, le cotture particolari, no? Che per un certo periodo comunque sono state considerate il top della cucina mondiale. Oggi forse in un confronto con la cucina fatta con ingredienti casalinghi, o proprio con la cucina casalinga, così come viene definita, non è detto che debba risultare vincente. Allora, guarda, è una bellissima domanda e potrebbe avere due risvolti, Luca, questa cosa. Una delle cose più belle, appunto, di questa situazione, ho portato ai ragazzi che ho a scuola con me, ho portato a loro varie tematiche. E ti dico, per esempio, gli ho fatto vedere, per esempio, delle fotografie del sushi, ho fatto vedere delle fotografie del tiramisù, ho fatto vedere delle fotografie delle lasagne. Ti dirò che nonostante che ovviamente oggi va di moda magari il sushi, eccetera, eccetera, le cose che piacciono di più sono le cose della nonna, come hai detto te. Quindi la cucina di avanguardia deve solamente completare, secondo me, la cucina della nonna, perché senza le basi della cucina della nonna, la cucina dell'avanguardia non potrebbe fare niente. Guarda, proprio domani, grazie magari al connubio con altre realtà locali, consorzi importanti, andrò a fare una scaloppina tranquillissima con del pecorino toscano e con del prosciutto toscano e diciamo l'atto di avanguardia che ci ho voluto mettere è un'aria fatta con la salvia, che
che a livello di sapore non andrà a cambiare niente dalle scaloppine che mi faceva della mia nonna, ma la qualità è altissima e ci ho messo un tocco di avanguardia, come dici te, perché il sapore della salvia, grazie a quest'area che andrò a mettere sopra la scaloppina, sentiremo ancora di più, perché le bollicine dell'aria che creerò in questo piatto saranno daranno maggiore importanza al mio piatto senza modificarne l'originalità. E per quello che dico, se i ragazzi delle scuole superiori preferiscono un piatto di lasagna a un sushi o a un piatto molto elegante, qualcosa ci deve ancora raccontare. E soprattutto in questo periodo ti posso assicurare che i ragazzi sono molto legati alla tradizione, moltissimo. Saluto anche Rossanina del Santo, che tra poco ovviamente chiamerò in causa, però vorrei sentire anche Alex e Susanna su questo tema dell'avanguardia culinaria e l'apporto con la cucina casalinga. Volentieri, ti volevo dire, fra l'altro, aspetta che qui è arrivato, vedi questa che ha detto, condivido totalmente il pensiero dello chef Shadi. Paola. Paola, lui, lei ha fatto ci sono tre che hanno fatto le ricette nel libro, due parole dobbiamo dire. E sono Shadi Asbun per le entree, i primi piatti, eccetera, poi anche delle bevande. Poi Rossanina del Santo per il free from, e poi per i dolci Paola Luci Ciminale, con la dottoressa Lucy, che è una nostra studentessa che è diventata dottoressa, che ha lavorato con i più grandi pasticceri d'Italia, ma è laureata in un mare di cose, ed è stato davvero stimolante. Era giusto per ringraziarla. Volevo citare questo messaggio per non alimentare ulteriormente l'ego di Shani, che come sapete è già particolarmente sviluppato, quindi non... Ecco, hai fatto bene. Comunque, ecco, per quanto riguarda la nostra la Paola Luci Ciminale, lei praticamente ha curato i dolci, che però, visto che ci ha fatto una tesi di laurea e lei è anche una pasticcera, ci ha cercato, perché neanche nella pasticceria, ora poi andremo dalla Rossanina del Santo. Guarda, anche Londra, vedi Londra, from, Londra seguono in diretta anche da Londra. Scusa, ecco, Luca, ma ogni tanto vedo la superiore. Lei ha fatto degli studi anche con dei grandi pasticceri come Montorsini, eccetera, come poter sostituire, per chi ha allergie, ma anche per chi vuole, diciamo, un po' alleggerire i dolci, delle sostituzioni che poi per il consumatore non riesce a percepire tanto le differenze. Quindi anche nella pasticceria ci sono degli studi, come nella cucina. Quindi Paola si è dedicata appunto a queste ricerche. E allora, ora io rispondo a Luca riguardo al discorso della cucina innovativa. Sì. Ti do due o tre dati che hanno detto grandi pensatori italiani, Luca, che sono critici gastronomici. La grandezza del futuro della cucina post-Covid riparte dalla semplicità, cioè la semplicità è alla base di tutto. Dopodiché, con la semplicità posso usare tecniche un po' più sviluppate. È chiaro che oggi la puoi fare col forno di casa della mia nonna, che poverina l'accendeva e aveva una potenza limitata. Oggi devi avere gli strumenti, gli chef li hanno, i runner, gli abbattitori, i forni, tutti quelli che sono gli strumenti tecnici. Però il cibo deve ripartire dalla semplicità, cioè ciò che è avvenuto negli anni 90 con la grande cultura della cucina spagnola, la cucina molecolare, eccetera, che nascondeva, trasformava. Beh, grandi panne, qualcosa è rimasto a livello estetico, ma quella era una cucina di artefatto. Post-Covid, ragazzi, la semplicità è alla base di tutto, lo stanno dicendo tutti, anche gli chef a 3 stelle. Quindi lascio a voi la conclusione. Allora, io dico grazie, avete visto, è disponibile ora anche su Amazon, il libro è uscito proprio adesso, copertina spaziale del dottor Impallomeni, che ci ha ripreso e ci ha fatto questa cosa, e sono 220 pagine, 12 capitoli, è un libro consultabile, non è che è come un romanzo, che devi seguire una pagina dietro l'altra, ma puoi prendere all'interno dell'indice generale l'argomento che ti interessa di più. Sono in genere, ogni argomento è di 1 o 2 pagine, quindi ce n'è tanti, che sono sulla felicità, sulle prospettive, sul futuro alimentare. Aspetta, perché le categorie nel fai sensi. Visto che sei entrato su questo, voglio dire che, come io sono proprio reduce dalla lettura, che è godibilissima in entrambi i casi. Lo si può leggere dall'inizio alla fine, perché è uno strumento anche di grande conoscenza che ti accompagna in un percorso, e poi è scomponibile. Sappiamo che Alex ha fatto della scomponibilità delle cose che produce, il suo stile, però è anche un libro che, se te lo prendi e te lo leggi dall'inizio alla fine, ne ricavi anche un filo conduttore preciso, che ripeto è di conoscenza e di consapevolezza.